Il gelo nel cuore di Jacqueline Briskin. Il libro è disponibile presso il nostro sito web usato.com. Il libro che abbiamo disponibile è stato stampato dall'Euroclub nel 1990, è in rigido con copertina ed è in buono stato, ha le pagine leggermente ingiallite. Vi leggo il risvolto. L'occupazione tedesca di Parigi sconvolge l'esistenza di Gilbert d'Epermont e dell'amica americana Anne. Le due ragazze sono cresciute insieme, condividendo i sogni e le speranze di ogni adolescente, ma davanti a loro si profilano tempi cupi e dolorosi che impongono di crescere in fretta, di lasciarsi alle spalle la beata incoscienza della gioventù. I genitori di Anne spariscono misteriosamente e poco dopo la stessa sorte tocca l'intera famiglia del Permont. Seviziata dai nazisti, Gilbert vede padre e madre morire torturati sotto i suoi occhi. Qualcuno li ha traditi, denunciandoli alla Gestapo come membri della Resistenza. Da questo momento in poi lei vive unicamente per vendicarsi, sorretta da un odio inestinguibile verso colei che ritiene responsabile della sua tragedia, la grande amica dei giorni felici. Pur di riuscire nel proprio intento, non esita a mentire, a giocare con i sentimenti, a lasciare il proprio paese per inseguire Anne, rifugiatasi in America. Divise anche dall'amore per lo stesso uomo, le due donne giungono infine a un drammatico confronto, dal quale tuttavia nessuno esce realmente vincitore. La vendetta infatti ha un solo amaro sapore. Io il libro l'ho letto, ovviamente adesso vi darò una pura idea personale sul libro, non voglio influenzare nessuno. È un bel romanzo, intriso di storia di guerra, una storia che ti appassiona, in cui non sai se prendere le parti di Anne che merita la vendetta oppure di cerchi di dissuaderla. Veramente un ottimo romanzo. Penso di parlare anche per nostalgia, è stato uno dei primi libri di questo genere che ho letto tanti anni fa. Ma resto dell'idea che i sentimenti delle due amiche protagoniste vengono delineati in maniera veramente eccezionale. La guerra e i drammi familiari sullo sfondo di una storia d'amore, di un'amicizia adolescenziale da ricostruire. Allora vi consiglio, se vi capita, leggetevelo, perché è bel libro.